la gioia che mi dà di fare questo lavoro, proprio di dare un contributo mio, no? Passa attraverso questi elementi molto delicati, queste linee che attraversano il tempo. Che cosa stai dipingendo? Facendo un'opera sulla città, iniziando a fare lo sfondo, che in queste opere sui fili di solito parto sempre da uno sfondo che è un po' astratto, perché appunto dal lancio del colore all'uso dei panneggi, l'utilizzo anche poi della spatola, è come se mi interessa far uscire della materia viva. Vedo una fotografia lì sopra. Tutte le mie opere partono sempre da qualcosa che vedo. In questo caso ho scelto uno scorcio urbano di Milano in cui ci sono i fili. Quindi io adesso preparo bene lo sfondo e poi successivamente inserirò gli elementi della città. C'è molta gestualità nel tuo modo di dipingere. Nel gesto è proprio un mio modo di afferrare le cose, no? Cioè di entrare dentro la tela per cercare di farla mia, no? L'impressione è che non ti interessi in modo particolare definire degli oggetti, quanto piuttosto rendere un'atmosfera, rendere quello che tu hai visto. Sì, cioè non definire le cose, ma è come se le cose mi travolgono, no? Penso sempre quando dipingo, e che è la chiave di volta, è pensare sempre che anche quando entro dentro la città, come in questa parte qua, che c'è appunto un accenno del tram, è come se fossero sempre delle masse d'acqua. E ragionare non per delle forme precise, ma per dei movimenti. E poi i fili, lì invece la cura è estrema. Per me i fili hanno sempre avuto e lo hanno tuttora oggi un significato bellissimo che mi hanno permesso di scoprire questa città. E attraverso questo elemento effimero, fragile, sottile, che addirittura vedi, non vedi, mi permette di vedere questa bellezza che è il cielo, no? E io mi sento sempre molto fragile, per cui è per questo che mi ritrovo tanto in questi fili, no? Perché dico, ah, siamo esseri fragili, che possono essere spazzati via come niente, però allo stesso tempo siamo grandi. Quali sono stati gli incontri più significativi della tua vita di artista? Gli incontri in sé sono sempre molto imprevedibili, sono una fonte inesauribile, no, di arricchimento, no, di crescita, per cui come per esempio l'opera che c'è sui parcheggi è nata sostanzialmente quando ho incontrato un ingegnere che mi ha fatto visitare il suo cantiere, e per cui davvero gli incontri per me nel mio lavoro sono sempre una grande risorsa. Francesco, per chi sono le tue opere? Sono per tutti. Per esempio, quest'opera che vedi sul Duomo andrà per una coppia di sposi a cui è stato regalato per il loro matrimonio, oppure quest'opera l'ho fatta per un progetto, un temporary studio in un palazzo iconico di Milano. Questi due esempi per dire che a me interessa proprio parlare a tutti, no? A aziende, famiglie, coppie o i bambini che incontro nei laboratori. Per me l'arte ho sempre desiderato che i miei quadri avessero qualcosa di positivo, di profondo, che uno guardando una mia opera si possa emozionare per un ricordo, oppure rallegrare per una bellezza, o guardare in faccia un dramma. Quindi quando io dipingo un luogo non mi interessa tanto riprodurlo, ma mi interessa indagarlo, cercare di afferrarne il messaggio per me.